Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza trimestrale. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Faccio riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Mio Podcasting, puntata 50, stagione 5. In questo episodio andremo a ragionare rapidamente di una bloggata di retro computing dedicata alla storia delle console di gioco. Il link della bloggata lo trovate come sempre in descrizione nel file di YouTube. La prima console prodotta e commercializzata in Nord America nel 1972 fu la Magnavox Odyssey. Ideatore fu Ralph Baer per la versione casalinga del gioco Pong. Prima delle console di gioco dal 1970 al 1980. Quindi in questa prima era le console di gioco non disponevano di un microprocessore, ma erano automi a stati finiti senza codice, composti da circuiti a logica discreta che implementavano tutti i diversi aspetti del gioco. Le ultime console di questa generazione inglobarono la parte principale della circuiteria sui circuiti integrati, Pong praticamente su un chip, come nella console AY38005 della General Instruments. Primi sistemi a cartuccia dal 1976 fino al 1991. La serie di console di gioco di seconda generazione ebbe molti costruttori di hardware che entrarono in competizione grazie ai primi successi delle vecchie console. Iniziò dal 1976 la Fairchild Channel F e terminò nel 1992 con la dismissione ufficiale dell'Atari 2600. Età dell'oro delle console ad 8 bit dal 1983 al 1995. La Nintendo rilasciò il Famicom, Family Computer, conosciuto nel resto del mondo come Nintendo Entertainment System o NES, in modo più corto. La console Nintendo, grazie alla qualità dei titoli come Super Mario Bros., Final Fantasy, The Legend of Zelda, Metroid, Mega Man, Metal Gear, Castlevania, Bomberman, divenne la dominatrice del mercato. L'era delle console a 16 bit e 32 bit dal 1988 al 2003, la quarta generazione di console per i videogiochi, vide la rivalità tra Sega Mega Drive contro Nintendo Game Boy. Le grafiche quanto le animazioni erano più dettagliate e realistiche rispetto ovviamente alle povere console ad 8 bit. Iniziarono a comparire i primi giochi in falso 3D. E arriviamo alle console di gioco della quinta generazione dal 1993 al 2001. In questa fase ci fu il passaggio delle CPU appunto a 32 bit e poi a quella a 64 bit con la migrazione delle cartucce ai CD, Amiga CD 32, 3DO, Interactive Multiplayer, Atari, Jaguar, Sega Saturn, Sony PlayStation, Nintendo 64. Più iconica a mio avviso è probabilmente l'Amiga CD 32, dato che poi la Commodore ebbe a scomparire dal mercato, mentre Sega, Sony, Nintendo continuarono a competere ovviamente sul mercato pubblico. Console di sesta generazione dal 1998 al 2013. In quest'epoca la Sega console Dreamcast quanto la Sony PlayStation 2 furono dismesse. Le altre console da tavolo concorrenti furono GameCube e Xbox, che segnò praticamente l'ingresso della Microsoft in questo mercato dei giochi. Questa generazione di hardware è assai più evoluta rispetto alla precedente, con una grafica 3D poligonale molto realistica, animazioni fluide e dettagli realistici di elevata qualità.
console della settima generazione 2004-2016, una definizione grafica elevata, servizi online per i giochi di multiplayer, innovativo sistema di controllo remoto senza filo. Gradualmente ci si sta avviando verso la realtà virtuale e giochi online. Le console dell'ottava generazione, quindi dal 2011 ad oggi, in questa ultima generazione di console abbiamo architetture hardware simili a quelle dei PC, appunto per facilitare il porting dei giochi, e iniziarono a diffondersi anche le console basate su Android. Questo è più o meno tutto, un saluto, ciao, alla prossima.